Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei prodotti terminati. Non era tanto che avevo caricato il video dei prodotti terminati, cioè solo 2 video fa ho fatto video dei prodotti terminati, ma ne ho veramente tantissimi, non so come mai in questi 2 mesi ne ho finiti una marea. E comunque, siccome le idee un po' scarseggiano in questo periodo, che è un periodo un po' così, un po' particolare, vi ho messo un sondaggio su Instagram e mi avete votato di fare un video su YouTube. Avrei fatto anche un IGTV, ma il 70% di voi mi ha chiesto il video su YouTube, nonostante non fosse molto, appunto, non fosse passato molto tempo dalla pubblicazione dello stesso tipo di video. Comunque, siamo qua. Allora, prima però di farvi vedere i prodotti, vi volevo far vedere questi gioielli che sto indossando. Se vi ricordate, nel primo lockdown, quindi nella scorsa primavera, già avevo fatto vedere alcuni pezzi di questo brand. Il brand è Ana Luisa, è un brand newyorkese di Brooklyn, che produce appunto gioielli che sono in metallo placcato, oro o argento, con dei prezzi veramente super competitivi. Stanno facendo dei saldi, diciamo, a novembre per il periodo del Black Friday, che però sarà un po' più prolungato. Ovviamente vi lascio il link in bio del loro sito, così potrete vedere tutte le promozioni. Loro gentilmente mi hanno ricontattata, mi hanno chiesto di scegliere altri 2 pezzi. Io praticamente fate conto che dalla scorsa primavera sto usando solo i loro gioielli che ho scelto, più questi che mi sono arrivati da poco, perché mi piacciono veramente tantissimo. Io sono andata sempre sull'oro, sul placcato oro, poi ovviamente cioè, ce n'è per tutti i gusti, e questa volta ho deciso di scegliere questa collanina, che è una catenina in realtà, perché mi piaceva l'idea di avere una collanina da poter mettere quando metto appunto i maglioni a collo alto, giusto per completare un pochino il look. E poi ho scelto questi orecchini piccolissimi. Non so cosa riuscite a vedere, però comunque poi vi faccio i close-up di tutto. E che praticamente li ho messi su 3 settimane fa e non li ho più tolti, cioè li sto tenendo sempre perché stanno bene con tutto, sono molto fini, molto carini, molto semplici. Sapete che non sono per i gioielli molto vistosi, ne uso pochi e quei pochi devono essere per me molto standard, molto semplici e minimal. Quello che vi volevo dire, tra l'altro, di questo brand è che loro stanno molto attenti all'ambiente e alle emissioni di carbonio. Quindi la loro filosofia è che durante la lavorazione dei loro pezzi restituiscono alla terra le materie prime che gli hanno sottratto, diciamo, per produrre questi gioielli. I prezzi partono da circa 39-40 dollari fino anche a 200 dollari circa. Questi 2 pezzi erano in una fascia di prezzo media. Questi, gli orecchini, li ho pagati un po' meno, ci sono di varie dimensioni con questa forma e ce n'è veramente per tutti i gusti. La cosa bella è che non dovete pagare la dogana perché è già inclusa poi nella spedizione, e questo fa tantissimo perché voi sapete già quello che spendete, sapete che non andrete a spendere di più, e con loro spediscono con DHL e nel giro di boh, meno di una settimana io ho ricevuto i miei gioielli. Vi lascio quindi qua sotto il link, ve l'ho già detto prima, ve lo ripeto, dove vedrete che appunto fino a fine novembre troverete tantissimi sconti. Chiusa questa parentesi, passiamo ai prodotti terminati. Allora, pesco a caso perché veramente c'è il sacchetto che sta strabordando. Prima cosa che vi faccio vedere è uno shampoo di Noa. Sapete che è un brand che adoro, ne ho già provati un bel po'. Questo è lo shampoo volumizzante agli agrumi per capelli fini e tendenti al grasso. Allora, io non ho per niente i capelli fini, i miei capelli sono spessissimi e tanti. Infatti non vedo l'ora, tra l'altro, di andare dal parrucchiere perché voglio fare un cambiamento, voglio provare a fare un cambiamento, e è da giugno che non li taglio, quindi voglio appena si potrà, perché se mi seguite su Instagram lo saprete, sono in isolamento perché mio marito non sta bene da circa una settimana, siamo in attesa del tampone e quindi sono chiusa in casa, a parte questo. Allora, questo prodotto io l'avevo preso perché io una volta a settimana faccio uno shampoo un pochettino più sgrassante per togliere tutti i prodotti, diciamo, il sovraccarico di prodotti che metto per lo styling, per la piega e tutto durante la settimana. Come al solito non mi ha deluso, no, è un brand che mi piace tantissimo e mi mancano proprio 2 o 3 shampoo da provare, e devo dire che anche se mi è già capitato di utilizzare shampoo che non sono adatti al mio tipo di
teoricamente al mio tipo di capello, il risultato che ho ottenuto è sempre stato molto bello. Quindi per me è consigliatissimo. Poi dopo secoli, e infatti si è anche rotto, io credo che siano passati quasi 2 anni, si è rotto il pump, ho terminato il detergente della Kiehl's, questo è il detergente alla calendula per pelli da normali a oleose, grasse. Io lo trovo veramente delicato e credo che anche una pelle secca lo possa utilizzare tranquillamente. Mi sono trovata molto 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 bene e non mi ha stufato, nonostante siano passati veramente tantissimo tempo e io l'abbia usato religiosamente tutte le mattine. Fate conto che sono 230 ml, costicchia perché i prodotti di Kiehl's sono abbastanza cari, però sappiate che veramente, cioè, vi durerà un'eternità, quindi il costo lo ammortizzate. Mi lasciava la pelle bella pulita, senza tirare, aveva questo profumino di calendula al mattino che era molto piacevole. È un gel, quindi più adatto secondo me per una detersione mattutina. La sera preferisco utilizzare più dei detergenti in crema e quindi anche questo assolutamente consigliato. Questa ve la faccio vedere velocemente perché l'avrete vista milioni di volte. La Seno Up è la mia crema per il seno della Leo Crema che finisco e ricompro perché è l'unica che mi fa vedere veramente dei risultati sulla tonicità della pelle e costa anche pochissimo. Poi ho finito questo detergente per il corpo, in realtà è una crema lavante agli estratti d'avena per pelli molto secche della Yves Rocher. Anche qui io ho una pelle del corpo normale, non è secca, però mi piace soprattutto d'inverno, nei mesi più freddi, usare dei prodotti un pochino più ricchi per lavarmi. Mi è piaciuta, non faceva granché schiuma, era proprio una crema, quindi voi andavate proprio a massaggiarla sul corpo, faceva una schiumetta lieve, lieve, lieve. Però lasciava la pelle bella nutrita. Ho ancora la crema corpo sua abbinata che però mi sta piacendo, ma mi è piaciuto di più la crema lavante, l'ho trovata più nutriente rispetto alla crema, dato che in teoria è per pelli molto secche, io credo che chi ha una pelle molto secca da quella crema non possa trarre tutto questo beneficio. Io mi sono comunque trovata bene. Poi, prodotto invece bocciato, questi sono dei patch occhi che ho preso su Amazon. Non so assolutamente che marca sia. Qua dice Pimpox, Eye Mask, erano 60 pezzi, quindi per 30 applicazioni. Sì, freschini appena applicati, però poi non ho visto granché. Ho usato dei patch molto più efficaci, quindi non ve li consiglio. Poi Linea Cellu Blu, questa è la crema notte anticellulite che si va applicata la sera. Questa è per fianchi e cosce. Questa era, diciamo, la versione vecchia che mi avevano mandato in omaggio facendo l'ordine su Cellu Blu. Ho adesso aperto la versione nuova che è stata un pochino riformulata e in effetti mi sta piacendo di più anche proprio come texture. Questa l'ho sentita, l'ho usata durante l'estate, un po' leggerina, che in estate è un bene perché sennò poi se sudate vi dà fastidio, soprattutto le creme applicate la sera prima di andare a dormire, però non ho visto granché a livello di efficacia, mentre quella che ho appena aperto l'ho usata adesso per 3-4 sere, poi ho abbandonato perché non sono più entrata in camera perché siamo isolati io e mio marito, quindi sto dormendo sul divano, ho la schiena a pezzi, però vabbè, e quindi ancora non mi sono fatto un'idea, però già a livello di texture mi stava piacendo di più. Comunque non è più, cioè non penso che ci sia più sul sito, c'è direttamente quella nuova. Poi vi faccio vedere la mia tinta che sempre se mi seguite appunto saprete che mi sono scurita i capelli, sono tornata al mio castano, ho tolto il degradé e l'ho fatto fai da te, mi sono fatta una tinta da sola. La prima non ve l'ho fatta vedere perché non mi aveva convinto tantissimo, invece questa ve la faccio vedere perché mi è piaciuta un sacco, è la 500 Castano Naturale della L'Oréal Excellence. Fantastica, mi è piaciuta proprio come è venuta, mi è piaciuto il colore e come vi ho già detto forse nel video precedente dove vi ho parlato della tinta, lo shampoo che c'era dentro, perché di solito c'è la maschera per qualche applicazione, in questo caso hanno messo anche lo shampoo per un'applicazione e mi ha lasciato dei capelli fantastici che vorrei che facessero questo shampoo così da comprare, che L'Oréal facesse questo shampoo da comprare perché co lo comprerei di corsa. Poi, come vedete, c'è un prodotto non finito, ma che ho dovuto cestinare. Sono riuscita ad arrivare a metà, poi veramente non ce l'ho più fatta. Questo è di She Moisture, è un brand per capelli che io ho acquistato su Look Fantastic.
Questo era lo shampoo per i capelli ricci, al cocco e ibisco, con proteine della seta e olio di neem, allora, senza solfati e protettore del colore. Non saprei da dove iniziare, cioè, mi lasciava i capelli più sporchi di prima di lavarli. Pesantissimo sul mio capello, probabilmente l'olio di neem, non so come si dice. Pesantissimo, probabilmente ha uno shampoo adatto più a chi ha i capelli molto ricci e molto crespi e quindi ha bisogno proprio di tanto 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 nutrimento. Non mi sono trovata bene, ho provato a usarlo insieme a questo in modo da sgrassare un po' di più. Era un pochino più accettabile la cosa, però comunque non ero soddisfatta di come mi venivano i capelli, per cui alla fine niente. Ho provato a usarlo per lavare i pennelli. Neanche in quel modo lì sono riuscita a utilizzarlo, niente, quindi passa lo cestino perché no, non fa proprio per me. Poi ho finito questo doposole di Collistar, era un doposole bifasico, questo con aloe, e mi è piaciuto, l'avevo già aperto l'estate scorsa, ora cioè l'ho finito, l'ho riutilizzato quest'estate, poi l'ho finito sotto la doccia, dopo lo scrub me lo spruzzavo su tutto il corpo in modo da portarlo a termine. E mi è piaciuto sia su pelle asciutta che su pelle umida. Qua c'è il balsamo della stessa linea che ancora peggio, proprio acqua fresca, però perlomeno sono riuscita a finirlo. Credo di avervene già parlato, sì, ve ne ho già parlato nel video scorso perché ve ne ho parlato nei bocciati. Una roba terribile, aiuto, anche un po' un ticcio, mi stava cadendo, no, cioè, allora, questo non mi lavava i capelli e questo era come non mettere niente, quindi non comprateli, a meno che non siate masochisti o avete appunto un riccio talmente crespo che può darsi che vadano bene per voi, però un balsamo così leggero su un capello che ha bisogno di nutrimento, boh, non so su che concezione l'abbiano creato, comunque. Poi ho finito l'acqua micellare della Garnier, questa era quella al fiordaliso, carina, della linea bio, mi è piaciuta, l'ho usata volentieri, non so se la ricomprerei subito, se fosse in offerta magari mi capita la prendo. Forse preferisco comunque quelle della linea classica della Garnier. Poi ho finito uno scrub corpo, sempre acquistato su Lookfantastic, questo è Alma Kay, è un brand che non conoscevo, comunque uno scrub purificante ai minerali del Mar Morto che ho usato durante l'estate. Mi è piaciuto, si sente proprio il sale, mi sono trovata bene, devo dire la verità, un profumino delicato, scrubbava bene, sono 250 ml. Ed è al 100% a base di oli ed estratti naturali autentici minerali del Mar Morto. Non l'ho pagato pochissimo, se non mi ricordo male, forse una quindicina di euro, però mi sono trovata bene. Poi ho finito questa crema di Victoria's Secret per il corpo, me l'aveva portata mia mamma, linea Showtime Angel, vabbè, le avevo già provate in passato queste creme di Victoria's Secret, non è che mi piacciono tantissimo perché sono un po' blande e poi hanno queste profumazioni molto caramellose, se vi piace il genere potrebbe anche piacervi. Io non amo queste profumazioni così strong, è un po' fintone, diciamo, però mia mamma si era comprata qualcosa a Firenze nel negozio Victoria's Secret e me l'aveva presa così come regalino, però io no, non l'avrei comprata. Poi ve ne ho già parlato, quindi ve le faccio vedere velocemente, le ampolle dell'Alverde, quelle 7 giorni, mi sono trovata molto bene, le ricomprerò sicuramente e poi vorrei anche provarne delle altre. Magari vi metto qui la scheda del video sui promossi e bocciati, che è il video precedente a questo se ve lo siete perso, dove ve ne parlo più nel dettaglio. Poi ho finito il Mineral 89 di Vichy, mi è piaciuto tantissimo, ho usato durante tutta l'estate, quando faceva proprio caldo lo usavo al posto della crema la sera, mettevo direttamente questo come step finale. Questo è un booster, quindi non è un siero, è un trattamento in più che dà, diciamo, un booster di idratazione e ha un effetto rimpolpante, elasticizzante della pelle, molto idratante e soprattutto d'estate, mi è piaciuto proprio tanto, quindi non escludo anche di ricomprarlo in futuro, anche a un prezzo onesto. Vi faccio vedere uno shampoo che non è il mio, ma è di mio marito, questo è del Livre Rocher Antiforfora.
perché si è trovato molto bene, gli è piaciuto, e quindi ve lo segnalo se avete soffrite di forfora, avete problemi di forfora, ma io devo dire che con gli shampoo e brochet mai avuto problemi, sono sempre una garanzia. Altro prodotto CelluBlu, questo è lo scrub per anticellulite per il corpo, che ho usato prima di questo. Anche con questo, però essendo 150 ml l'ho finito più velocemente, anche con questo mi sono trovata molto bene. Mi è piaciuto, devo dire, forse è il prodotto finora che ho provato di CelluBlu che mi è piaciuto di più. Devo dire che da quello che ho visto fino adesso non sono tentata al riacquisto sul sito di CelluBlu perché ho usato delle altre creme anticellulite che onestamente mi hanno dato un po' più di risultati. Comunque, questo è da usare sotto la doccia, appunto, e ha un effetto drenante e devo dire che sulla compattezza della pelle mi ha dato dei risultati, cioè soprattutto sulle cosce ho visto la differenza. Poi ho finito questa maschera della Ultra Dolce, della Garnier, questa è crema di cocco e macadamia. È una maschera nutriente, trattamento districante e lisciante. Attratta dal discorso macadamia, siccome io adoro la maschera alla macadamia per i capelli della Omia, ho detto vabbè, proviamo, questa è sempre macadamia. Profumo buonissimo. Forse fin troppo, però poi tanto una volta che la sciacquate. Però non niente a che vedere con quella della Omia. Non era male, si districava, aveva i capelli morbidi, però come tante altre maschere non ho notato qualcosa di più. Poi ho finito questo deodorante della NUXE, ne avevo due, uno l'avevo già finito tempo fa. Questo è un deodorante lunga durata, senza sali d'alluminio. Allora io questi deodoranti li uso quando faccio la doccia la sera e mi metto il pigiama, comunque i vestiti da casa. Non, io di solito uso il Dove spray perché è l'unico che veramente mi tiene sempre. So che non è senza sali d'alluminio, però è l'unico che veramente mi tiene. Questi cerco di usarli appunto la sera per non rimettere di nuovo il Dove. Se sto in casa non c'è problema, funzionano benissimo. Questo mi è piaciuto, era delicato, roll-on, profumino, aiuto, delicato. Non penso che lo ricomprerei, ora ne sto usando uno dell'Ivrochema, mi sembrano più o meno simili. Struccante bifasico della Nivea, ve ne parlo velocissimamente, è uno di quelli che compro più spesso. Adesso ne ho in uso un altro che è nuovo, uscito da poco per gli occhi sensibili. Devo dire che mi sto trovando bene ugualmente. E niente, questo strucca veramente la qualunque. Poi ho finito questo sample, diciamo, travel size di una maschera per capelli di Medavita. Medavita è un brand che non conoscevo, ma che mi ha fatto conoscere mia suocera perché lei lavora in un salone di parrucchieri da uomo e fa l'estetista, quindi lei si occupa della parte estetica, però comunque ogni tanto mi fa provare qualche prodotto. Loro utilizzano la Biostetic e questo brand Medavita nel loro negozio ed è una maschera detossinante al carbone, germe di grano e caffeina. È nera, non ve l'apro perché fa un po' di casino, vabbè, non ce n'è più, però è proprio nera, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Sì. L'ho usata anche questa in vacanza, me la sono provata in vacanza visto che era una taglia media, poi l'ho finita qua perché avevo ancora una o due applicazioni. Mi è piaciuta tantissimo, è una maschera che potete mettere anche sulla cute perché essendo detossinante vi pulisce anche la cute. Io di solito le maschere le metto solo sulle lunghezze, in questo caso mi sono trovata molto bene. Ha come dei piccolissimi granulini, che fa quindi anche un leggero scrub, poi risciacquate e i capelli vi rimangono morbidissimi. Mi sono fatta prendere anche uno shampoo di un'altra linea che ho provato 2 o 3 volte sempre in vacanza e mi sono trovata benissimo. Ora volevo finire quelli che avevo in doccia qua, poi quando li finirò lo continuerò, ve ne parlerò. Contorno occhi Innisfree, questo l'avevo preso su Yes Style, è un contorno occhi all'orchidea, 30 ml, infatti mi è durato una vita, praticamente un anno, era il contorno occhi che usavo di sera, bello corposo, mi è piaciuto tanto, distendeva tantissimo i tratti e molto nutriente, uno dei contorno occhi migliori che abbia usato ed ha un prezzo veramente di circa, mi sembra, 15-20 € per 30 ml. Consigliatissimo. Poi Belif, vi faccio vedere questa linea appunto viaggio, che anche questa ho usato in vacanza quest'estate e ho portato a termine qua. Tonico, crema giorno e maschera notturna, questa è la linea Aqua Bomb, quindi linea idratante per l'estate, favolose, mi sono trovata strabene,
Penso proprio che l'estate prossima mi comprerò proprio la skincare completa per l'estate di questo brand perché mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovata da Sephora e mi sono trovata proprio bene. Giusta idratazione, però la pelle, cioè era il texture leggere, però la pelle la sentivate veramente ben idratata. Non saprei dirvi cosa scegliere perché mi sono piaciuti tantissimo tutti e tre. Poi, questa è una crema corpo di Ahava, Mineral Body Lotion, anche questa ovviamente era una travel size, che mi è piaciuta molto, mi sono trovata bene, profumino delicato, idratava bene, anche questa l'ho usata in vacanza. Diciamo che i prodotti Ahava hanno una fascia di prezzo abbastanza medio-alta, quindi non so se per una crema corpo sarei disposta a spendere quei soldi, però questa mi è stata inviata dall'azienda e devo dire che l'ho usata volentieri. Invece una linea che non mi è piaciuta per niente è la linea Vino Pure di Caudalie, che è la linea per le pelli miste grasse, ma per me è troppo aggressiva. Avevo provato anche a usare il tonico, avevo preso appunto questo set in prova, sempre appunto per l'estate, ma niente, non... l'unica che ho potuto usare un po' più volentieri è la crema, è una crema opacizzante perché sotto il trucco d'estate faceva il suo lavoro. Però non mi dava soddisfazione, il siero non si assorbiva mai e poi ci sentivo comunque qualcosa di alcolico, a me l'alcol nei prodotti, come sapete, soprattutto sul viso non piace, il tonico era aggressivissimo per me, cioè non andava proprio bene, quindi per me no. Poi Pixi, tonico alla vitamina C, adorato, anche questo qua, vi sto facendo vedere per ultime tutte le travel size che ho usato, che ho voluto provare durante l'estate. Questa me l'hanno regalata da Sephora quando ho fatto un acquisto recentemente, a settembre mi sembra. Quindi questo è il tonico illuminante alla vitamina C che ho adorato, veramente illuminante, si vedeva proprio la differenza e infatti anche di questo vorrei comprare la full size appena finisco quello che ho in uso. Per finire con la skincare Origins, questo è il detergente anti-età della linea Plumscription, un detergente in crema, bello corposo, mi è piaciuto moltissimo e nonostante fossero solo 30 ml, perché era all'interno di un set, mi è durato tantissimo perché ne bastava veramente poco poco poco. Io questo lo usavo la sera dopo l'acqua micellare come secondo step di detersione, veramente valido. Vi faccio vedere tre prodottini di make-up e ho finito. Allora, mascara Le Volume di Chanel, ve l'ho già fatto vedere nei prodotti bocciati, non mi è piaciuto, purtroppo non va bene per me il tipo di scovolino, è in silicone ma mi faceva le ciglia tutte a ragnetto, bruttine, no, non mi è piaciuto. Poi, correttore di Kiko, questo qui storico, lo Skin Tone Concealer, colorazione 05, ce l'avevo da 3 anni, ho cercato di finirlo. Non male, ha un colore un po' scuro, infatti lo usavo solamente d'estate, l'ho usato per 3 estati di fila. Lo usavo soprattutto quando magari lasciavo gli occhiali, non mettevo le lenti perché era coprente ma piuttosto leggerino, quindi non andava a coprirmi benissimo l'occhiaia, per cui l'ho portato a termine così, ma non ve lo consiglierei. Invece vi consiglio assolutamente la 24 ore Micro Brow Pencil di Deborah, questa mi è piaciuta molto, con la micromina. Io avevo usato la colorazione 03, che è un castano medio abbastanza freddo, perché comunque quando avevo il degradé, avendo poi le lunghezze bionde, usavo delle matite un po' più fredde. Adesso ne sto usando una di NYX che è leggermente più calda per riprendere un po' il castano che ho fatto un po' più cioccolato. Questa comunque mi è piaciuta tantissimo, mi sono trovata bene. Finora la mia preferita, le mie preferite rimangono quella di Nabla e quella di Benefit, però anche con questa mi sono trovata bene. Boh, direi che ho finito con il mio video dei terminati. Fatemi sapere se avete usato come al solito qualcuno di questi prodotti e ricordatevi di andare a dare un'occhiata ai gioiellini di Anna Luisa perché li trovo molto molto carini e hanno veramente un'ottima qualità, ve lo dico proprio sinceramente. E ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione.